Una svolta importante per quanto riguarda l'esigenza abitativa arriva ancora una volta dalle abitazioni popolari, il cui numero a San Cataldo va ad incrementarsi di oltre 200 unità. 213 alloggi costruiti con il piano ex Gescal finanziato dalla regione nel quartiere di Santa Germana, dopo 50 anni potranno essere riscattate dai possessori che le hanno sinora abitate, e questo è il motivo della conferenza stampa presentata questa mattina a Palazzo delle Spighe. Oggi sarà il demanio a vendere le case grazie alla collaborazione tra il comune, il demanio e lo IACP. Il valore di vendita delle abitazioni è uguale per tutti, tranne che per quelle abitazioni che negli anni hanno subito dei lavori di ampliamento, dapprima in maniera abusiva e poi sanate. Essendo quindi aumentata la disponibilità di metri quadrati, aumenterà anche il prezzo delle abitazioni. Trova una svolta oggi nella disponibilità dell'Istituto Autonomo Case Popolari, e per questo devo ringraziare il direttore, l'architetto Punturo, il commissario straordinario, l'architetto Mameli, che hanno dato appunto un'accelerazione alla procedura di trasferimento di 213 alloggi, e quindi è un'operazione di grande impatto, di grande rilievo sociale, anche perché chiaramente coinvolge famiglie certamente non benestanti. Gli alloggi rientrano nel quartiere di Santa Germana, sono stati già venduti una 25-27 alloggi nei tempi passati. E adesso abbiamo altre 50 pratiche in itinere, per cui più presto provvederemo alla vendita di questi 50 alloggi. Per la rimanente parte siamo in attesa dell'autorizzazione della Presidenza della Regione, che dà il nulla osta per la vendita degli alloggi stessi. Il fatto di avere legittimi possessori di una casa che però non potranno mai diventare proprietari perché la legge non lo consentiva è un dramma tipico delle case popolari. E finalmente coloro che abitano lì possono diventare proprietari.